traduzione che segue è del video di qualche ora fa, link nella descrizione. Come molti sanno, oggi negli Stati Uniti festeggiano il 4 luglio e gli astronauti inviano per l'occasione un messaggio dalla ISS per l'evento. Ascoltate bene. Un caro saluto, io sono Gabon, 4 luglio. Sono l'astronauta della NASA Challenger insieme al mio collega della NASA Bob Hines orbitando a bordo della Stazione Internazionale. Insieme al giorno dell'indipendenza della nostra nazione festeggiamo anche il 60° anniversario del Centro Spaziale Johnson della NASA. Houston viene chiamata la città spaziale perché il Centro Spaziale NASA Johnson è la casa del volo spaziale umano. Abbiamo progettato le missioni, allenato l'equipaggio ed orchestrato i voli esattamente da qui, in Houston. We design the missions, train the crews, and orchestrate the flights from right here in Houston. From right here in Houston. Houston è stata la prima a ricevere le parole dalla superficie della Luna ed il prossimo grande salto partirà esattamente da qui, da Houston. Houston was the first to receive words from the surface of the moon, and the next giant leap will also start right here in Houston. To start right here in Houston. Mentre portiamo con noi al mondo, siamo pronti ad ispirare la nuova generazione di esploratori per raggiungere altezze elevate, spinti avanti verso la Luna e poi Marte col programma della NASA Artemis. Non c'è altro da dire. In collo di seguito parte del video correva l'anno e le promesse non mantenute pubblicate il 18 ottobre 2018, in omaggio a chi ancora vive con l'illusione di andare nello spazio. Buona visione! Correva l'anno 2002, 20 maggio 2002. La Cina dovrebbe completare la sua prima esplorazione della Luna nel 2010. Era il 9 giugno 2003. Su Space Review leggiamo: la Cina dovrebbe completare la sua prima esplorazione della Luna nel 2010 e stabilirà una base sulla Luna. E nel gennaio 2004, dalla pagina della Casa Bianca, Bush dice: intraprenderemo delle missioni umane prolungate sulla Luna già nel 2015. E il 14 settembre 2005, nella pagina space.com, si legge: la NASA svela il piano di inviare 4 astronauti sulla Luna nel 2018, ma dopo soli 3 giorni, ovvero il 19 settembre 2005, si torna sulla Luna nel 2020, secondo la pagina della BBC. Accidenti, già iniziano a rimandare il programma. E l'anno 2006 la testata italiana Fantascienza scrive: nel 2020 gli americani torneranno sulla Luna, ma stavolta con l'obiettivo di restarci. Comincio a pensare che il nome Fantascienza sia appropriato, perché nel 2013 una testata havaiana ha scritto che succederà nel 2040. Quindi mettiamoci, mettetevi il cuore in pace, perché non si sa più di chi fidarsi sulle previsioni. Ma andiamo a vedere altro nel frattempo, sempre dell'anno 2013. Questo articolo della CNN Viaggi parla di Richard Branson, proprietario della Virgin Galactic, che in pochi anni porterà le persone in massa nello spazio. Hanno già testato i propulsori e anche le navicelle e dal prossimo anno, ovvero nel 2014, saranno in grado di portare le persone nello spazio per un modico prezzo di $250.000. Questo è successo nel 2013. In che anno siamo adesso? Siamo oltre alla metà di ottobre del 2018, accidenti! Sono in ritardo di 4 anni buoni! Promesse al vento, come sempre, maledizione! Ah no, eccolo, di nuovo qui, proprio il 10 ottobre 2018! Dove nella testata Astronomy si legge che la Virgin Galactic tornerà nello spazio in poche settimane. Beh, una settimana è già passata, quindi siamo a qualche settimana dal viaggio spaziale. Richard, che meraviglia! E non sarà il solo nel suo sogno, perché il miliardario Paul Allen ha finanziato l'originale Spaceship One, che ha superato il limite dello spazio nel 2004. Oh oh, c'è un problema, Richard. No, non si va più nello spazio. Perché il miliardario è morto pochi giorni fa, il 16 ottobre 2018. E questo ovviamente fa rimandare ancora una volta questo sogno spaziale. Ma per fortuna abbiamo l'altro sognatore, Elon Musk, che non solo porterà i passeggeri nello spazio, ma li porterà addirittura attorno alla Luna nel 2019.
Purtroppo ancora non si sa chi è il misterioso passeggero, ma intanto Elon ha i razzi che vanno e tornano sulla Terra. Quindi che succederà, Richard? Farai in tempo a morire anche tu insieme al tuo sogno, come i sogni di tutti coloro che dal 1972 hanno sognato di tornare sulla Luna e nel frattempo da padri sono diventati nonni, bisnonni, se non sono già tornati a dormire come dormono i vivi che ancora credono alla favola dello spazio? La Terra è piatta, lo spazio non esiste, aprite gli occhi, fino al 2040 non si va sulla Luna e saranno già passate 4 generazioni di questa religione di credenti convinti che l'uomo è andato sulla Luna. Non si può camminare sulle luci. Fatevene una ragione, la Terra non gira, oh bestie.